ritengo un campo difficile. A me sinceramente non piace il sintetico, lo dico papale. Una squadra aggressiva, un campo che a me non piace, quindi difficile come partita. Abbiamo fatto un punto, ma visto l'equilibrio che c'è in questo campionato, quando non perdi già è tanta roba, insomma, perlomeno abbiamo guadagnato un punto sulla seconda, abbiamo magari perduto qualcosa sul Vicenza, cioè, però noi il campionato nostro, come dicevo poc'anzi ai suoi colleghi, l'abbiamo raggiunto l'obiettivo 4 mesi in anticipo, perché noi ci dovevamo salvare. È vero che adesso abbiamo allargato l'obiettivo, però insomma pareggiare qui non mi sembra un risultato negativo per una squadra come la nostra. Anche questo bisogna mettere in conto, abbiamo tante assenze che comunque pesano sull'andamento della gestione della gara, e quindi senza polemizzare posso dire che c'era un rigore grosso come una casa per noi, perché tanto gli occhi li porto, le cose le ho viste, vanno dette senza polemizzare. Il rigore su Paciuti era netto, a volte un episodio può cambiare il risultato di una partita, quindi pazienza, però no. Sono contento che i ragazzi comunque hanno dato tutto. È stata una partita difficile, come detto prima, perché comunque per lo Cielo io ritengo un'ottima squadra. Anche io sono passato a 4-4-2 perché volevo giocare, perché giocando a 4 loro, bene o male, si potevano comunque aprire più dietro. Quindi anche io ho preferito schierare due punte piatte per avere la possibilità di prenderli sugli spazi in difesa. È normale che poi la partita, quando va avanti, la fatica si spende e si allungano le distanze, si fa fatica andando avanti e mantenendo le distanze. Secondo tempo abbiamo fatto meglio, siamo rimessi meglio in campo, abbiamo tenuto più distanze, secondo tempo siamo cresciuti, potevamo anche farlo il gol perché le occasioni importanti le abbiamo avute, però sono contento lo stesso che comunque abbiamo fatto una buona gara. Ma ovvio che se fossero andate dentro saremmo a parlare di un'altra partita, però è un campo molto difficile, è un campo da biliardo perché è stretto, è un ping pong, la palla è sempre dentro, non esce mai, le azioni sono molto veloci e loro fanno girare molto bene la palla. Quindi è un punto che muove la classifica e tiene a distanza le inseguitrici, visto anche i loro risultati. No, beh, sicuramente positiva perché non ci sono sconfitte, quindi altrimenti sarebbe una striscia negativa. Certo che con magari una vittoria in queste 4 partite avremmo 2 punti in più che farebbero sicuramente comodo, però vediamo il bicchiere mezzo pieno. Sì, mancherà Gagliolo, però in settimana il mister ci mette sempre di fronte a delle esercitazioni molto dure, difendiamo in inferiorità numerica e questo ci sollecita alla massima concentrazione, poi riportiamo tutto questo in campo il sabato e chiunque gioca sa quello che deve fare, sa farsi trovare. Guarda, siamo contenti di questo fatto, di non prendere gol, è sempre una cosa positiva, diciamo, però la cosa più importante è che stiamo riuscendo a difendere bene, concedere poco agli avversari, quindi questo vuol dire che la squadra sta facendo bene, la difesa, il centrocampo, l'attacco, tutti noi siamo compatti lì, difendiamo bene, questo alla fine fa la differenza. Però diciamo che ci manca quel gol davanti per vincere le partite, però sono sicuro che le vittorie arriveranno e dobbiamo continuare così, testa alta, pensare già alla partita di martedì, che è una partita importantissima per noi, è questo. Secondo me un portiere deve essere bravo a farti trovare pronto sempre quando è necessario, e quindi diciamo che magari, cioè, ci sono le partite che tu tocchi poco il pallone, però deve essere bravo a farti trovare pronto. Diciamo che il concedere poco è un complimento che dobbiamo fare a tutta la squadra. Io cerco di farmi trovare pronto quando c'è bisogno.